il nostro paese, la pandemia ha messo in luce le gravi mancanze della scuola pubblica, mettendo in ginocchio i luoghi della formazione e aggravando le disuguaglianze presenti. Trasporti inefficienti negano il diritto allo studio, è un dato di fatto ormai. I costi eccessivi che gravano sulle famiglie e gli studenti stessi rappresentano uno dei tanti motivi di dispersione scolastica nella nostra regione, ma siamo ancora costretti a trasporti inefficienti, non accessibili e che continuano a lasciare indietro migliaia di studenti e studentesse. Le distanze tra periferia e centro sono dilatate da un sistema di trasporto inefficiente e proibitivo, producendo una distanza non solo materiale ma anche sociale fortissima che nega il diritto alla mobilità, che coincide con quello allo studio e quello alla socialità. Parlando di diritto allo studio, oltre agli ingenti costi per i trasporti, siamo costretti anche a pagare centinaia di euro per i nostri libri di testo, che molte volte rimangono inutilizzati in un angolo delle nostre librerie. Effettivamente oggi il diritto allo studio rimane un'utopia. Viviamo in scuole proiettate verso il nozionismo e non verso la formazione di una coscienza critica, lasciando indietro tutti coloro che non riescono a stare al passo con le logiche meritocratiche e competitive. Abbiamo bisogno di nuove metodologie didattiche. La pandemia ha evidenziato questo aspetto, la didattica frontale non funziona più, o forse non lo ha mai fatto. Vogliamo una didattica inclusiva con la quale si possa apprendere e allo stesso tempo possa essere garantito il benessere psicologico di tutti e tutte. Siamo stanche e stanche di dover subire passivamente tutti i tagli sulla scuola. Siamo stanche e stanche di un sistema scolastico anacronistico. Siamo stanche e stanche di edifici che cadono a pezzi e trasporti sovraffollati. Per tutto questo scendiamo in piazza, quindi siamo il futuro che si ribella.